Radio Radicale, siamo col costituzionalista Stefano Ceccanti, deputato del Partito Democratico, per parlare di messa e anche di riforme costituzionali. Allora, onorevole Ceccanti, noi abbiamo visto che il Partito Democratico ha, diciamo, dato un'accelerazione al dibattito sul MES, sia chiedendo di affrontare la questione entro un mese, ma chiedendo anche al Ministro della Salute se ci sono dei progetti per utilizzare questi fondi che, mentre si parla di seconda ondata, potrebbero essere particolarmente importanti per affrontare uno dei momenti più difficili della nostra vita. Allora, che cosa sta per accadere? E soprattutto se ritiene che ci sarà un dibattito parlamentare come quello che ci ricordavamo dell'inizio di agosto del 2019 sulla TAV. Sì, dunque il primo punto da chiarire, e lo ha chiarito ieri il governatore della Banca d'Italia Visco, perché girano ancora interpretazioni varie. Il MES non ha nessun vincolo, tranne la destinazione per spese sanitarie. Molti di noi l'hanno scritto, l'hanno spiegato con riferimento ai trattati europei. Lasciamo da parte quello che ha detto ciascuno di noi. Ieri lo ha spiegato il governatore Visco. Come è noto, la Banca d'Italia agisce in un sistema integrato di banche europee, quindi chiunque avesse gli ultimi dubbi dovrebbe ora dissipare del tutto, perché li ha dissipati il governatore Visco. Siamo in presenza di un prestito che è estremamente favorevole, che ci consente, a differenza di tutti gli altri prestiti, di risparmiare almeno 500 milioni l'anno, comporta il rifacimento integrale del sistema sanitario nazionale e quindi per questo capisco chi aveva prima delle preoccupazioni, aveva ancora dei dubbi su altre condizionalità e così via. Questi dubbi dobbiamo dissiparli, perché se vogliamo rifare bene il nostro sistema sanitario dobbiamo scegliere questa strada. Poi il quando lo vediamo con i passaggi parlamentari che saranno necessari, ma io sono convinto che la maggioranza sarà alla fine unita, perché si imporrà un principio di realtà. Ecco, ci voleva la parola del governatore, non perché la voglio sminuire, però le norme, i patti europei erano già chiari di per sé. Sì, però siccome sono continuate delle polemiche su questa natura con interpretazioni diverse, nonostante che il commissario Gentiloni abbia anche prodotto dei testi ufficiali per spiegare questo, ebbene, a volte repetita iuvant. Senta, come se ne esce però per far cambiare opinione al Movimento 5 Stelle? Perché tutte le opposizioni in questo momento sono veramente sul piede di guerra, perché non si lascia, mi sembra di capire che non si lasciano sfuggire niente. Allora, come va affrontata la questione? A livello parlamentare va trovata un'intesa prima a livello di delegazioni di governo? Va fatto un incontro? Ma guardi, io dico questo, il se ricorrere è risolto, nel senso che non c'è nessun altro strumento possibile. Il come valuterà la Presidenza del Consiglio qual è il modo migliore per giungere a un dibattito parlamentare in un modo tale che la maggioranza poi risulti coesa. Ma secondo me ci arriveremo. Entro un mese? No, io i tempi non glieli so dire. Diciamo, sarebbe opportuno che ci arrivassimo in tempi ragionevoli, perché appunto, anche se noi non siamo nelle condizioni di paesi come la Spagna o la Francia, quindi non andiamo di fronte a un nuovo lockdown nazionale, perché per fortuna siamo stati tutti abbastanza disciplinati, cioè, a parte il governo, i cittadini sono stati molto disciplinati da noi, però creare un sistema di rifacimento del Servizio Sanitario Nazionale è una necessità, è un'urgenza. Ecco, molti utilizzano come arma contro il MES il fatto che molti altri paesi non ne abbiano fatto ricorso. Allora, come va spiegato questo, diciamo, tema, che è uno dei principali temi adottati dalle opposizioni per sminuire l'importanza e il ruolo del MES? Ma guardi, il problema è che noi abbiamo un livello di debito pubblico e di costo del servizio del debito che è superiore a quello di altri paesi, per questo il MES è per noi particolarmente attrattivo. Altri paesi non hanno il nostro livello di debito pubblico e non hanno il costo del nostro servizio del debito. Quindi possono farlo attraverso l'emissione di titoli? Possono farlo con strumenti che a loro costano più o meno quanto il MES.
Senta, che cosa succederà per quanto riguarda le riforme istituzionali dopo la riduzione del numero dei parlamentari? Mi sembra che oggi scadevano gli emendamenti, il termine per gli emendamenti della proposta della legge Fornaro. Sì, più esattamente oggi scadevano i ricorsi, perché molti degli emendamenti erano privi di valore normativo, la Presidenza li ha dichiarati inammissibili, ne sono rimasti circa 380, immagino che i gruppi di opposizione ne abbiano fatto richiesta di riesaminare alcuni dei loro. Cioè, probabilmente, come sempre succede, qualche altro emendamento sarà ammesso e quindi ci troveremo su circa 400 emendamenti. Domani l'ufficio di presidenza farà il calendario. Io immagino che sia data priorità al voto ai diciottenni al Senato, perché quello ha terminato un ciclo, è stato votato allo stesso modo sia qui che al Senato. Si tratta solo di votare sì, no, quindi si fa veloce in commissione, si può fare veloce in aula. Subito dopo ci saranno questi 400 emendamenti alla Fornaro che penso ci terranno impegnati per 1 o 2 settimane, perché il numero di emendamenti è quello, non si può forzare. Penso che alla fine l'impianto alla Fornaro, cioè il superamento della base regionale che consente di fare poi circoscrizioni elettorali pluriregionali al Senato, rappresentando di più alcune minoranze, avvicinando i due sistemi Camera-Senato, e la riduzione dei delegati regionali per la scelta del Presidente della Repubblica in modo da mantenere il rapporto tradizionale delegati regionali parlamentari nel collegio che lo elegge, alla fine sarà fatto proprio. Io spero che, diciamo, questa situazione di molti emendamenti fatti all'opposizione a fini un po' ostruzionistici era figlio della fase precedente al referendum e alle elezioni. Io penso che dovrebbero convenire a questo punto anche i parlamentari dell'opposizione che sono due innovazioni utili una volta che è diventata irreversibile la scelta di riduzione dei parlamentari. E questo ci terrà impegnato probabilmente un po' tutto ottobre. Certo, quindi si affronta prima questo e poi altro. Sì, nel senso che evidentemente la legge elettorale viene dopo. Prima ci sono nel calendario di commissione ci sono prima queste due scadenze. Prima dobbiamo superare queste. Ho capito. Quindi diciamo era stato sbagliato per esempio calendarizzarla in un primo tempo il 27 settembre, il Però, 20, no, il 29 settembre. no, dunque il problema è questo. Prima era calendarizzata la Fornaro, prima della legge elettorale, che era calendarizzata per il 25, ma la Fornaro è stata rallentata dagli emendamenti. Quindi a catena si mantiene il fatto che la Fornaro viene prima della legge elettorale. Poi è successo che al Senato hanno fatto prestissimo nell'approvare l'elettorato attivo a 18 anni. Allora a quel punto, siccome noi dobbiamo solo votare sì-no, tanto vale che vada prima anche il voto 18enni. È preoccupato per tutto l'iter e anche per il fatto che non sono ben delineate quasi tutte le posizioni. Eh beh, ma questo, come lei sa, la vita politico-parlamentare non è che è fatta di automatismi, è fatta di questo. Poi dopo in settimana noi dovremmo anche presentare l'ulteriore proposta del Partito Democratico di riforma costituzionale, che per un verso si ispira alle proposte del professor Cheli, che verranno oggi discusse alla Sapienza, di utilizzare il Parlamento in seduta comune per fiducia, sfiducia, bilancio, quindi avere una sorta di monocameralismo politico più naturale riunendo insieme due Camere, e dall'altra una nuova proposta che viene dalle idee del professor Violante, distinguere meglio la Camera e il Senato, ma questo ne parleremo non appena ci sarà la proposta. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il professor Stefano Ceccanti del Partito Democratico.